L'attività circense è un'iniziativa bella, sana, ma soprattutto senza animali. Oggi ancora troppo spesso vengono soprattutto usati animali esotici, ovvero tutti quegli animali che arrivano dalla savana o da parti del mondo che non sono compatibili, come ad esempio è successo a Cologno Monzese poco tempo fa, cioè dei leoni in gabbia su un prato a pochi metri di distanza dalle abitazioni. Questa mozione serve principalmente per dare dignità e rispetto alla nostra civiltà e all'animale che ogni giorno viene sfruttato per un divertimento malsano. Le persone che vanno ancora nei circhi che usano ancora animali credono di divertirsi, ma sicuramente l'animale non si sta divertendo. Continuiamo la stessa strada che stava percorrendo l'ex ministro Bonisoli, nella stessa direzione, cioè promuovere le attività circensi senza l'utilizzo di animali. Infatti la mozione che ho depositato prevede la collaborazione di Regione Lombardia con il governo per la ricollocazione degli animali detenuti e lo stanziamento di un concreto sostegno aiuto per i centri di accoglienza che ospiteranno questi animali, ovvero nuovi centri che possano accogliere e riabilitare gli animali che finora erano tenuti semplicemente in gabbia. Inoltre questa mozione prevede per le attività circensi o spettacoli viaggianti la graduale dismissione dell'utilizzo degli animali e lo svolgimento di accurati e periodici controlli relativi allo stato di salute di questi animali. Infine, dato il seguito alla mozione 896 della scorsa legislatura già approvata, promuove il divieto dell'attendamento dei circhi con animali o mostre viaggianti nei territori comunali nel rispetto della fauna selvatica. Questa mozione è soprattutto un atto di civiltà verso noi stessi e gli animali che vivono tutti i giorni queste condizioni di sfruttamento.